Buongiorno, sabato mattina ci troviamo a San Francisco al Pier 38, l'incubatore in uno dei pier nella zona dell'imbarcadero di San Francisco, e ci troviamo in compagnia di Stefano Bernardi. Ciao Stefano. Buongiorno. Ci racconti in 15 secondi chi è Stefano Bernardi? Stefano Bernardi è un ragazzo che si è laureato in ingegneria informatica a Roma, è andato a lavorare nel venture capital a Milano e da poco ha lasciato tutto per trasferirsi qui a San Francisco e nella valle. Mia mamma è francese e mio padre è italiano e lavoravano tutti e due per l'Alitalia, uno come dirigente e l'altro come assistente di volo, e quindi da sempre ho avuto l'opportunità di viaggiare, imparare lingue e vedere tante diverse culture. Quello sicuramente ha aiutato e poi venivamo spesso negli Stati Uniti in estate e mi ricordo che compravamo sempre o Inc. o Fortune 500 e questi tipi di riviste, c'erano sempre questi giovani milionari che avevano fatto fortune con internet o con altri tipi di tecnologie, e mi ricordo che sempre nei voli di ritorno per l'Italia mi scrivevo tutte le idee che volevo poi fare quando tornavo. Ho aperto questo blog, si chiama ancora thestartup.eu, e volevo parlare di tutte le startup europee, perché in quel momento TechCrunch Europe era solamente focus sull'Inghilterra ed era un po' mafiosetto, insomma, con le loro solamente a Londra e il Silicon Roundabout, eccetera. E allora avevo iniziato questo blog per cercare di parlare di tutte le startup francesi, tedesche, est europee, eccetera. E da lì a 2 settimane TechCrunch Europe ha deciso di ampliare tutta la sua, insomma, il suo raggio a tutta l'Europa e ha cercato dei contributors. A quel punto ho fatto application per cercare di scrivere anch'io per loro e mi hanno detto di no. E allora io ho continuato sul mio blog e ho cominciato a break some news a cui loro non avevano accesso, e poi piano piano mi hanno chiesto di andare a scrivere anche per loro. Ah, quindi sono ritornato indietro. Sono tornato indietro. Esatto. Ah, proprio quella, se ti faccio le affinità. Dave McClure è un investitore molto atipico. Lui aveva il suo unico consiglio quando dà soldi alle startup, che credo sia copiato da Peter Thiel, di quando li diede a Facebook, è just don't fuck it up. Non lo so, adesso l'idea è sicuramente quella di lanciarsi dall'altro lato, quindi o lavorare o fare una startup propria. E quello come può... se fare una startup propria non fosse lavorare, questa è una bella chicca. Perché se ti piace quello che fai, alla fine non ti sembra nemmeno come lavoro. E sono stato abbastanza fortunato. Però Bernardi è un ragazzo che si è...